Julie Roman. Un giorno, saranno 2 anni a primavera, stavo seguendo a piedi la riva del Mediterraneo. Cosa può esserci di più dolce di una fantasticheria fatta durante una passeggiata in strada? Camminiamo nella luce, nel vento che ci accarezza presso le montagne o vicino al mare. E si sogna. Quante illusioni, amori, avventure possono passare in 2 ore nell'anima errabonda. Ogni speranza, confusa o lieta, entra in noi con l'aria tiepida e leggera. Si bevono con la brezza e fanno nascere nel nostro cuore un desiderio di felicità che aumenta insieme all'appetito stimolato dalla passeggiata. Fluenti, incantevoli, le idee volano e cantano come uccelli. Seguivo la lunga strada che va da San Rafael all'Italia, o meglio, quel lungo scenario teatrale, magnifico e sempre vario, fatto per rappresentare ogni poema d'amore sulla terra. E pensavo che da Cannes, dove la gente si riposa, a Monaco, dove si gioca, si viene in questo paese o per concludere affari o per maneggiare denari, piegando sotto questo cielo incantevole, in questo giardino di rose e di aranci, tutte le basse vanità, tutte le stupide pretese, tutte le vili cupidigie, che rivelano con chiarezza quale sia l'anima dell'uomo, servile e ignorante, arrogante e stupida. A un tratto, in fondo a una delle tante stupende baie che si incontrano a ogni svolta della montagna, scorsi un gruppetto di ville, 4 o 5 soltanto, di fronte al mare, ai piedi del monte, vicino a un selvaggio bosco di abeti che continuava dentro di esse, in 2 grandi vallate, senza sentieri e forse senza uscita. Era tanto grazioso uno di quei villini che di colpo mi fermai davanti alla sua porta. Una casetta bianca, rivestita in parte di legno scuro e coperta sino al tetto di rose rampicanti. E il giardino era tutta una distesa di fiori, di tutti i colori e di tutte le dimensioni, confusi in un disordine civettuolo e ben studiato. Ogni gradino della piccola scalinata del giardino portava un ciuffo d'erba verde alle 2 estremità. La terrazza della balaustra in pietra serena, che sovrastava quella incantevole dimora, era ornata da ghirlande di campanule rosse, simili a gocce di sangue. Dietro la casa si apriva un lungo viale di aranci fioriti, che arrivava fino ai piedi della montagna. Sulla porta, in piccole lettere dorate, c'era questo nome: Villa d'una volta. Mi stavo chiedendo quale poeta o quale fata abitasse lì, quale ispirato solitario avesse scoperto quel posto per crearvi una dimora di sogno che pareva uscita fuori da un mazzo di fiori. Domandai il nome del proprietario a un cantoniere che stava spaccando pietre nei paraggi. Rispose: è della signora Julie Roman. Julie Roman. Un tempo, quando ero bambino, avevo tanto sentito parlare di lei, della grande attrice rivale della Raquel. Nessuna donna era stata più applaudita, più amata soprattutto. Quanti duelli e suicidi per lei e quante clamorose storie d'amore. Che età poteva avere adesso quella gran seduttrice? 60, 70, 75 anni? Julie Roman, qui, in questa casa, la donna adorata dal più grande musicista e dal poeta più delicato del nostro paese. Ricordo ancora l'emozione suscitata in tutta la Francia quando fuggì col secondo, dopo la ben nota rottura col primo. Era partita di notte, dopo una rappresentazione in cui il pubblico le aveva applaudita per mezz'ora, chiamandola alla ribalta per 11 volte di seguito. Era partita con il poeta su una carrozza da viaggio, così come si usava allora. Avevano attraversato il mare per andare ad amarsi liberamente nell'isola mitica, figlia della Grecia, sotto il grande aranceto attorno a Palermo, che viene chiamato la Conca d'Oro. Qualcuno aveva parlato della loro ascensione sull'Etna e del momento in cui, affacciatisi sull'immenso cratere, s'erano tenuti per la vita, guancia a guancia, come se fossero stati sul punto di gettarsi in fondo a quell'abisso di fuoco. E lui era morto. Il poeta pieno di fascino, così profondo da far venire le vertigini a un'intera generazione, così misterioso da schiudere la porta di un mondo nuovo ad altri poeti. Era morto anche l'altro, l'abbandonato, che aveva saputo trovare per lei
frasi musicali rimaste in ogni memoria, frasi di trionfo e di angoscia, entusiasmanti e patetiche. E lei era qui, lei, in questa casa, velata dai fiori. Suonai alla porta senza esitare. Venne ad aprire un giovane domestico, un ragazzo sui 18 anni, dall'aria impacciata, con le mani ciondoloni. Scrissi su un biglietto da visita un complimento galante per l'anziana attrice, pregandola vivamente di ricevermi. Forse il mio nome non le era ignoto e avrebbe acconsentito. Il camerierino si allontanò e ritornò, invitandomi a seguirlo. Mi fece entrare in un salotto lineare, ben arredato nello stile Luigi Filippo, con mobili freddi e pesanti, a cui stava togliendo le fodere, in mio onore, una servetta di 16 anni, dalla vita sottile ma non molto bella. Poi restai solo. Sulle pareti tre ritratti, quello dell'attrice in una delle sue interpretazioni, quello del poeta in redingote stretta alla vita, con la camicia adorna di merletti sul davanti, secondo la vecchia moda, e quello del musicista, seduto al clavicembalo. La donna, bionda, seducente, lievemente manierata nel gusto dell'epoca, sorrideva con la graziosa bocca e gli occhi celesti. Il dipinto era accurato, elegante e freddo. Tutti e tre sembravano in posa per i posteri. E dovunque un odore d'altri tempi, di giorni finiti, di gente che non c'era più. Poi si aprì una porta ed entrò una donna di piccola statura, vecchia, molto vecchia, fragile, coi bianchi capelli separati da una scriminatura e anche le sopracciglia bianche. Un topolino candido, rapido e furtivo. Mi tese la mano e disse con voce rimasta fresca, sonora, vibrante: «Grazie, signore. Com'è gentile da parte di un uomo di oggi ricordare le donne d'una volta. Accomodatevi». Le raccontai di come ero rimasto affascinato dalla sua casa, tanto da volerne conoscere il nome del proprietario. E poi, una volta conosciuto, non avevo saputo resistere alla tentazione di suonare alla porta. Lei rispose: «Signore, mi fa tanto piacere, perché è la prima volta che succede. Quando mi hanno consegnato il vostro biglietto, con le parole simpatiche che vi avete scritto, ho trasalito come se mi avessero annunciato un vecchio amico perduto di vista da 20 anni. Sono una morta, io. Sono veramente una donna morta, di cui non si ricorda nessuno, a cui nessuno pensa, sino al giorno in cui morrò sul serio. E allora tutti i giornali parleranno per 3 giorni di Julie Romain, con aneddoti particolari, ricordi, elogi enfatici. E poi tutto sarà finito per me». Tacque per un attimo e riprese subito dopo: «E non passerà molto tempo ormai. Tra qualche mese, forse tra qualche giorno, di questa piccola donna ancora viva rimarrà solo il piccolo scheletro». Alzò gli occhi verso il suo ritratto che le sorrideva. Sorrideva a quella vecchia, a quella caricatura di sé. Poi guardò i due uomini, il poeta sdegnoso e il musicista ispirato, che sembravano dirsi tra loro: «Ma che cosa vuole ancora da noi questo rottame?» Mi serrava il cuore una tristezza misteriosa, pungente, irresistibile. La tristezza delle vite al tramonto, che ancora si dibattono tra i ricordi, quasi annegassero in un'acqua profonda. Da dove ero seduto, vedevo passare sulla strada, luccicanti e veloci, le carrozze che andavano da Nizza a Monaco. E in quelle carrozze c'erano donne belle, ricche, felici, uomini sorridenti e soddisfatti. Lei seguì il mio sguardo, intuì il mio pensiero e con un sorriso rassegnato sussurrò: «È impossibile essere ed essere stati». Le dissi: «Come deve essere stata bella per voi la vita?» Sospirò lungamente: «Bella e piacevole. Per questo la rimpiango tanto». La vidi ben disposta a parlare di sé. E allora, lentamente, con precauzione e delicatezza, quasi avessi sfiorato una carne dolente, cominciai a farle qualche domanda. Parlò dei successi, delle serate trionfali, degli amici, di tutta la sua gloriosa vita. Le chiesi: «Le gioie maggiori, la felicità vera, ve le date il teatro?» Si affrettò a rispondere: «Oh no!» Sorrisi. Lei alzò lo sguardo ai due ritratti. Uno sguardo triste. «Loro!» Non riuscii a trattenere una domanda. «Quale?» «Tutti e due.
li confondo persino nella mia memoria di vecchia. Eppure, verso uno di loro oggi ho dei rimorsi. Allora, signora, la vostra riconoscenza non va alle loro persone, ma all'amore. Essi non sono stati che i suoi interpreti. Può darsi, ma quali interpreti? Siete sicura che non vi ha amata, o che non avrebbe potuto amarvi con eguale fervore, o forse anche di più, un uomo semplice, non di genio, offrendovi tutta la vita, tutto il cuore, ogni pensiero, ogni ora, tutto il suo essere, mentre loro due vi confrontavano con due temibili nemici, la musica e la poesia. Esclamò con forza, con quella voce rimasta giovane che faceva vibrare ogni corda dell'anima. «No, signore, no! Forse qualcun altro avrebbe potuto amarmi di più, ma non mi avrebbe amato come hanno fatto loro. Ah, ma hanno cantato la musica dell'amore e come nessun altro potrebbe cantarla. Come hanno saputo inebriarmi! Un uomo qualunque non sarebbe mai riuscito a trovare quello che nei suoni e nelle parole riuscivano a inventare loro. Basta forse amare se non si mette nell'amore tutta la poesia e tutta la musica del cielo e della terra. E riuscivano benissimo loro a far impazzire una donna coi suoni e con le parole. Sì, forse le nostre passioni si basavano più sulle illusioni che sulla realtà, ma quelle illusioni ci innalzavano sino al cielo, mentre la realtà ci lascia sempre sulla terra. Anche se altri mi hanno amata di più, è solo grazie a loro due che ho compreso, ho sentito, ho adorato l'amore. All'improvviso si mise a piangere. Piangeva lacrime disperate, ma senza rumore. Finsi di non accorgermene e mi mise a fissare un punto lontano. Dopo qualche minuto lei continuò. «Vedete, signore, in quasi tutti gli esseri umani il cuore invecchia insieme al corpo. Con me questo non è avvenuto. Il mio povero corpo ha 69 anni e il mio povero cuore ne ha 20. Ecco perché vivo in questa solitudine e tra i fiori e nei sogni». Ci fu un lungo silenzio tra noi. Lei s'era calmata e adesso poteva parlare sorridendo. «Come ridereste di me se veniste a sapere come passo le serate, quando il tempo è bello? Me ne vergogno e ho anche un po' di pena verso me stessa». Per quanto la pregassi, non volle dirmi di che cosa si trattava. Allora mi alzai per congedarmi. Lei esclamò «Così presto?» E quando le dissi che dovevo pranzare a Monte Carlo, chiese timidamente «Perché non pranzate con me? Mi farebbe molto piacere». Accettai subito. Suonò il campanello, tutta contenta. Poi, dopo aver dato disposizioni alla servetta, mi fece visitare la casa. Alla camera da pranzo si accedeva da una veranda a vetri che lasciava scorgere da un'estremità all'altra il lungo viale di aranci che arrivava alla montagna. Una panchina nascosta tra le piante lasciava supporre che spesso la vecchia attrice veniva a sedersi lì. Poi scendemmo in giardino per guardare i fiori. Intanto pian piano s'era fatta sera, una di quelle sere calme e tiepide che fanno esalare alla terra tutti i suoi profumi. Quando ci mettemmo a tavola era quasi notte. Il pranzo fu buono e durò a lungo. Quando lei ebbe capito bene quale simpatia profonda si stesse formando per lei nel mio cuore, ci sentimmo già come fossimo vecchi amici. Aveva bevuto due dita di vino, come si diceva una volta, ed era diventata più espansiva, più incline alle confidenze. «Andiamo a guardare la luna», disse. «Io l'adoro, quella cara luna. È stata testimone delle mie gioie più grandi. Mi pare che dentro di lei siano tutti i miei ricordi e mi basta contemplarla perché essi mi ritornino. E anzi, qualche volta la sera mi offre un grazioso spettacolo. Grazioso, se sapeste. Ma no, ridereste troppo. Non posso, non oso, no, davvero». Io la supplicai. «Ma via, e perché? Prometto di non ridere, lo giuro. Su, via». Allora le presi le mani, quelle povere manine così magre, così fredde, e le baciai, prima l'una e poi l'altra, come un tempo facevano loro. Ne fu commossa, ma esitava ancora. «Promettete di non ridere?» «Lo giuro». «E allora, venite». Si alzò e mentre il camerierino, goffo, nella livrea verde, allontanava la sedia dietro di lei, gli disse qualche parola all'orecchio, a voce bassa, rapidissima. Il ragazzo rispose
Sì, signora, subito. Appoggiandosi al mio braccio, mi condusse nella veranda. Il viale di aranci era davvero meraviglioso. La luna, già alta, una luna piena, vi tracciava al centro uno stretto sentiero argentato, una lunga livrea di chiarore che cadeva sulla sabbia gialla tra le chiome opache e tondeggianti degli alberi scuri. E poiché erano in fiore, un profumo dolce e violento riempiva la notte. Nel loro cupo fogliame volteggiavano a migliaia le lucciole, mosche di fuoco simili a semidiastri. Esclamai: un quadro perfetto per una scena d'amore. Lei sorrise: non è vero? Adesso vedrete. E mi fece sedere vicino a lei. Mormorò: è questo che mi fa rimpiangere la vita. Ma non ci pensate a simili cose, voi, uomini moderni. Vi occupate di borsa, di commercio, di affari. A noi donne non sapete nemmeno più parlare. Voglio dire, alle donne giovani. L'amore è diventato un legame che spesso comincia dal conto inconfessato d'una sarta. Se il conto vi sembra troppo caro per quella donna, voi sparite. Ma se giudicate che la donna vale più del conto, allora pagate. Bel modo di comportarsi. E bella tenerezza. Lei mi prese la mano. Guardate. Rimasi stupito e rapito. In fondo al viale, nel sentiero rischiarato dalla luna, venivano verso di noi due giovani, tenendosi per la vita. Camminavano abbracciati, facendosi tante carezze. Attraversavano a piccoli passi le zone di luce che improvvisamente li illuminavano, ma poi rientravano subito nella zona d'ombra. Lui era vestito di raso bianco, come usava nel secolo scorso, ma aveva un cappello sormontato da una piuma di struzzo. Lei aveva un ampio abito a panieri e l'alta pettinatura incipriata delle belle dame all'epoca della reggenza. A 100 passi da noi si fermarono e in piedi al centro del viale si baciarono e si accarezzarono ancora. A un tratto riconobbi i due piccoli domestici. Allora una di quelle terribili rarità, capaci di divorare le viscere, mi fece contorcere sulla sedia. Ma riuscii a non ridere. Resistevo. Mi sentivo in preda a uno strano malessere, agitato da questo soffocato riso convulso, proprio come un uomo a cui viene amputata una gamba che resiste al bisogno d'urlare nonostante egli abbia spalancato gola e mascelle. Ma i giovinetti si avviarono in fondo al viale e i loro gesti ridiventarono deliziosi. Si allontanavano, se ne andavano, scomparivano come scompare un sogno. Non si vedevano più. Vuoto. Il viale era triste. Me ne andai via anch'io per non rivederli. Compresi che quello spettacolo doveva durare ancora a lungo e risvegliare tutto un passato d'amore. Il passato irreale, ingannevole e seducente, illusorio e davvero affascinante, che faceva battere ancora il cuore della vecchia attrice e della vecchia innamorata.